Eccoci, buongiorno amici di Palermo City Walk, bentrovati. Oggi vado a fare due passi sempre intorno a casa mia, mi manterrò vicino entro i 200 metri, andiamo a vedere Palazzo Gangi Val Guarnera, Piazza De Vespri. Ve l'avevo promesso nell'ultimo video, infatti colgo l'occasione per ringraziarvi tutti delle 20.000 visualizzazioni, più di 20.000, più di 600 like dell'ultimo video e poi soprattutto i commenti fantastici, grazie di cuore. E infatti proprio per questo volevo dirvi che è pronto il nostro super sito palermocitywalk.com, dove ho raccolto tutte le mie passeggiate e le racconterò ancora, e tutte divise per quartiere, quindi avete sotto la voce Palermo City Walk la possibilità di andare a vedere tutti i video geolocalizzati e anche prenotare la nostra struttura Aqua Rooms, sempre dallo stesso sito, ma a brevissimo tantissime novità sempre dal sito, quindi ogni tanto buttate un occhio e vedete cosa va succedendo, è sempre un sito work in progress. Adesso siamo arrivati a Piazza Sant'Anna. Eccoci, arrivati a Piazza Sant'Anna, vi faccio vedere prima e doveroso la chiesa di Sant'Anna, questo barocco meraviglioso, unico nel suo genere. Questa è la terrazza del Palazzo Gangi Val Guarnera e l'ultima volta mi avete chiesto perché non ho girato, perché sennò mi sarei allontanato troppo e quindi avevo già fatto Piazza Bellini. Adesso giriamo intorno e ve lo faccio vedere dal prospetto principale. La famiglia Val Guarnera, che ancora oggi possiede il palazzo, è il filone diretto dei Gangi Val Guarnera, è una famiglia che si trasferisce in Sicilia nel 1300 dalla Catalogna, dalla Spagna, e dal 1300 fino al 1700 fa un'ascesa in Sicilia incredibile e quindi conquista titoli nobiliari fino ad arrivare terreni, moltissima servitù chiaramente, fino ad arrivare al 1700 circa, un personaggio che è Francesco Saverio Val Guarnera. Francesco Saverio non ha figli maschi e quindi decide che la sua eredità venga passata a Marianna, la primogenita Marianna, purché sposi uno di famiglia, quindi lo zio, il fratello di Francesco Saverio. E quindi intanto vi faccio vedere il prospetto, guardate, siamo arrivati davanti al palazzo, guardate che meraviglia. Di fronte alla Galleria d'Arte Moderna, la GAM, dove dentro sono custoditi i Francesco Lo Iacono di cui vi parlo sempre, da qui c'è l'ingresso alla Via Alloro e qui altri palazzi privati che poi vi racconterò. Il palazzo è settecentesco, l'esterno in effetti non riflette la sua bellezza interna, perché dentro le collezioni originali e tutti gli affreschi, le pavimentazioni, qualsiasi cosa dentro è intatto da sempre, e questo grazie alla famiglia Val Guarnera, che in un certo periodo della storia hanno rischiato di perderlo, ma sono stati bravi e lo hanno riconquistato, e ancora oggi ci vivono il principe e la principessa. L'edificio è stato fatto dall'architetto Gigante, che chiaramente si è avvalso di altri architetti. Qui all'interno c'è la sala del ballo, che adesso vedremo dall'altra parte della terrazza, c'è la sala dei suicidi con tutti i dipinti di suicidi chiaramente, e questa è un'opera che insieme alla villa Val Guarnera di Bagheria, che vi consiglio di andare a visitare, sono due opere che rappresentano l'apice economico e politico di questa famiglia nel 1750. Cioè qui in questi dintorni che adesso andiamo a vedere, era tutto campagne e c'era la rincorsa nel 1700 a chi faceva il palazzo più bello. E in effetti l'architetto Gigante fa il palazzo più bello. Adesso prendiamo da questa traversina qui, facciamo il giro del palazzo e vi faccio vedere altre due curiosità. Dicevo, Marianna sposa il fratello del padre, lo zio Pietro,
E questo è il momento più bello per la famiglia, è il momento più rigoglioso economicamente e politicamente. E quindi si costruisce sia questo palazzo che la villa di Bagheria. Altro esempio settecentesco meraviglioso. Ma questo palazzo in particolare all'interno custodisce tutto, veramente tutto in maniera originale, e viene considerato, infatti, viene paragonato a Versailles, ma non per dimensione, per prestigio. E oggi pensate che ci vivono soltanto la principessa e il principe da soli, quindi da questa parte di palazzo di solito si vedono soltanto una o due finestre aperte. Vediamo cosa riusciamo a vedere se mi allontano da qui. Ecco, da qui questa è la parte, diciamo, posteriore del palazzo. Di solito le finestre, quelle due che vedete, sono ogni mattina aperte, poi di sera si chiudono. Guardate la manifattura dei balconi, molto particolare. Questo si chiama petto d'oca, vedete, con le pance. Questo veniva realizzato così da dei maestri, dai fabbri, maestri fabbri ferrai, che lo facevano così per l'ingombro delle gonne dei costumi del Settecento. Le signore che volevano affacciarsi non potevano farlo con quelle gonne così panciute, quindi facevano queste ringhiere di queste balconate così, che erano più che estetiche, funzionali. È chiaro che poi diedero anche prestigio, bellezza, perché trovarono il modo per farle veramente belle, devo dire. Però ecco, era funzionale. Adesso vediamo di girare nella traversina qui a destra e vediamo dalla parte della terrazza che cosa c'è. Dicevo, quindi Marianna sposa lo zio e così, diciamo, sono il momento più bello della loro, e quindi costruiscono queste due proprietà. E considerate che arrivano a possedere già da Francesco Saverio più di 33.000 ettari di terreno. Qui siamo rispuntati a Sant'Anna, guardate che spettacolo. Quindi la famiglia era molto potente. Guardate qui la terrazza con i vasi in terracotta verdi, con le piante grasse. Piante sempre tipiche del posto, vedo sterlizie, banani, palme. Qui il clima chiaramente si presta a questo tipo di piante, anche se la provenienza di queste piante non è siciliana, alcune, ma si adattano benissimo, quindi quasi sempre ci sono queste piante qui. E quindi praticamente Marianna si sposa con Pietro e lì comincia un'ascesa della famiglia molto importante. Considerate che il palazzo è stato scelto da Visconti per girare, l'ho detto tante volte, il film Il Gattopardo, nel salone diciamo più importante, nella sala del ballo che è qui dentro, va bene. E quindi quando Visconti vede, era alla ricerca di questa location per girare il film Il Gattopardo, chiaramente non ha avuto altra, è stato colpito, ha detto che era il salone più bello che aveva visto fra le dimore nobiliari visitate per la scelta del film, e quindi girò qui dentro il film Il Gattopardo. Qui abbiamo la chiesa della Mercede, e qui accanto probabilmente queste qui sono accorpate al palazzo, queste strutture qui. Queste invece dovevano probabilmente o costruzione successiva o costruzione della chiesa, oppure dovevano essere case della servitù in quanto più povere. Oggi chiaramente la disponibilità economica della principessa e del principe non sono più quelle che aveva l'avo Francesco Saverio Valguarnera. Le economie si sono ristrette, la possibilità di mantenere un bene culturale così importante, ma soprattutto così grande. Il palazzo è 8.000 metri quadrati, immagino che il principe e la principessa vivano in 4-5 stanze e che non abbiano la servitù che possa mantenere ancora pulito, spolverare le ceramiche, cambiare le 10.000 lampadine che sono dentro a questo palazzo, 10.000 lampadine. Quindi soltanto per cambiare le lampadine ci vorrebbero
non so quante persone, ed è chiaro che questa disponibilità economica non c'è più. E più volte ho sentito in alcuni video recenti che la principessa giustamente ha detto che se non dovesse ricevere aiuti, io adesso non voglio entrare nel merito chi debba aiutare o da dove debbano arrivare, diciamo. Dicevo, per me che porto un cognome così importante, voi sapete quanto io amo la mia Palermo e quanto ci tengo a tutto questo, sarebbe veramente, mi verrebbe un magone pensare che la principessa oggi, dopo 350 anni che riescono a mantenere non solo tutto intatto, ma con lo stesso filone familiare, sarebbe veramente triste pensare di vendere tutto magari al primo che capita solamente perché ha la disponibilità economica. È chiaro che si parla di milioni di euro, sia questa proprietà che altre proprietà qui intorno, ma sarebbe veramente un peccato. Il palazzo si trova all'interno del quartiere Calza, vicino a Sant'Anna, vicino alla stazione centrale, vicino alla via Alloro. È in un punto fantastico, molto centrale della città, ed è visitabile con un minimo di partecipanti, di 20 o di 30, insomma, di solito cambia, perché la visita a questo palazzo, essendo un palazzo privato, può cambiare orari, può cambiare organizzazione, insomma, quindi se desiderate visitare questo palazzo a Palermo, avreste comunque bisogno senz'altro di qualcuno che vi organizzi la visita. Quindi in hotel, il concierge, o meglio ancora scriveteci e noi riusciamo ad avere indicazioni last minute. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo ancora una volta per la partecipazione all'ultimo video. Spero che anche questa mia passeggiata di 10 minuti per sgranchirmi e tornare a casa vi sia piaciuta. La condivisione, visto che io condivido questo bello con tutti voi, sarebbe gradita. Condividiamo con tutte le persone che amano Palermo o con le persone che voi pensiate possano amare quello che io vi faccio vedere. Indipendentemente dal like o dal resto, insomma, condividiamo con tutti. Ciao ragazzi, alla prossima passeggiata.